Ok, grazie professore. Ora abbiamo Pietro Corvaia, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Informatiche, Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine. Grazie per essere venuto con noi. Grazie professore. Buonasera. Ringrazio gli studenti padovani per questo invito. Mi piacerebbe dire che è un piacere parlare di fronte a questa piazza nella mia città natale. Purtroppo però questo non lo vedo come un lieto evento. Mi dispiace che ci sia il bisogno di organizzare questi eventi, queste proteste. Dispiace che nel 2021 dobbiamo battagliare per quelli che fino a poco fa erano considerati dei diritti fondamentali e addirittura diritti naturali, diritti che vengono prima ancora dei diritti civili garantiti dalle democrazie. Io come scienziato voglio sviluppare solo questo piccolo aspetto della faccenda, cioè è vero che sta governando la scienza, è vero che la scienza è al governo, o piuttosto siamo di fronte ad un governo della scienza. Vediamo di ripercorrere velocemente quanto è successo in questi ultimi due anni. Innanzitutto, quando è cominciata la cosiddetta pandemia, questa malattia della quale non si sapeva ancora nulla, uno dei primi provvedimenti del ministro Speranza, il ministro del governo precedente confermato in questo governo, fu quello, se ricordate, di sconsigliare le autopsie. Quindi proprio quando c'era bisogno di studiare la maniera nella quale queste persone morivano, il ministro della salute dice no, non fate queste analisi. Poi si è cominciato a parlare di vaccini e, se ricordate, hanno cominciato a dirci che solo un vaccino ci porterà fuori dall'emergenza. Questa frase implicitamente ne contiene due. Notate il termine solo un vaccino. Quindi stavano dicendo due cose. Primo, che i vaccini avrebbero funzionato e ci avrebbero salvati. Secondo, stavano dicendo anche che nessun'altra cura sarebbe stata efficace. Questo prima che i vaccini venissero prodotti e prima che le prime cure cominciassero ad essere proposte da vari ricercatori in giro per il mondo. C'era chi prima di tutto aveva già postulato quale sarebbe stato l'esito. Questo è un atteggiamento profondamente antiscientifico. Poi possiamo continuare. Ora, come si fa ad avere questo Green Pass? Una possibilità è il vaccino, che durerebbe 12 mesi, quando tutti adesso ci stanno dicendo che se funziona, sto parlando di quei medici che credono nella virtù del vaccino, loro stessi dicono che dura molto meno. Oppure guarendo, però i guariti hanno un tempo di validità inferiore, oppure coi tamponi, e all'inizio almeno circolavano solo quei tamponi nasofaringei che sono dolorosi, invasivi, che non possono essere ripetuti più volte. Qui non si tratta di scienza, si tratta di una vessazione. Di scientifico non c'è proprio nulla. No?
se volessero essere scientifici, dovrebbero accettare anche esami sierologici, dovrebbero accettare il fatto che chi ha gli anticorpi, che si sia ammalato, magari che si sia ammalato in maniera sintomatica senza essersene accorto, o che si sia vaccinato, comunque chi ha gli anticorpi dovrebbe essere accettato allo stesso livello di chi si è vaccinato. Anzi, se uno si vaccina e non sviluppa gli anticorpi, per la scienza dovrebbe essere a rischio di infettare e di infettarsi ben più di uno che ha sviluppato gli anticorpi per motivi suoi. Eppure i test anticorpali non sono ammessi. Ora, questi farmaci che chiamano vaccini, come sappiamo, sono farmaci sperimentali, e quando si fa un esperimento si fa una domanda alla natura. Un esperimento vuol dire chiedere alla natura qualcosa che non si sa. Quando si fa una domanda bisogna anche avere l'umiltà di ascoltare la risposta. Qui invece la risposta dicono di averla già in tasca. Questo di nuovo è un atteggiamento profondamente antiscientifico, e in questo caso è anche molto pericoloso. È anche molto pericoloso, perché faccio un esempio: hanno detto che i test di cancerogenicità non sono ancora stati fatti, come dire, vanno fatti ma non abbiamo avuto il tempo di farli. Ammettiamo che diano una risposta spiacevole. Io temo che questa risposta non possa essere accettata, perché dopo 2 anni che continuano con questa propaganda ossessiva, parossistica, esagerata sulla virtù dei vaccini, non sono in grado di fare marcia indietro. Pensate un po' come in ambito militare una carica di cavalleria. Una volta lanciati i cavalli alla carica, anche se il comandante avesse scoperto che quella manovra non era da fare, era meglio non attaccare, ormai l'unica è continuare la carica fino in fondo. La ritirata in questo caso non possono permettersela, e allora ci troviamo nella situazione in cui un giorno ci diranno: abbiamo terminato questo esperimento, l'esperimento ha dato esito positivo, e noi dobbiamo crederci quando sappiamo benissimo che se l'esito fosse stato negativo loro non sarebbero in grado di dircelo. Questo è una, si sono messi in una posizione in cui uno scienziato non deve mai mettersi, quello di fare un esperimento e a priori non poter accettare una delle risposte possibili. Allora, alla fine la domanda è vero che la scienza è al governo? Ricordate un partito che alle ultime elezioni si era proposto con lo slogan elettorale "Votate la scienza"? È vero che la scienza sta governando ora? Io direi assolutamente no. Allora, perché la politica, i governi continuano ad invocare la scienza? Quali sono i reali rapporti tra la scienza e il potere? Premesso che il rapporto non è quello conclamato, che gli scienziati danno suggerimenti al governo e il governo li segue. Non è così. Allora qual è il vero rapporto? Qui io mi rifarei a un paragone che è stato fatto più volte con le leggi razziali. Allora, sappiamo che la situazione è molto diversa, qui non c'entra il razzismo, però come ha osservato il filosofo Agamben, dal punto di vista giuridico le restrizioni che noi viviamo e contro le quali ci siamo mobilitati oggi sono molto simili a quelle imposte in Italia
dopo il 38 con le cosiddette leggi razziali. Ma c'è un altro paragone che voglio fare con la situazione d'allora. Forse voi non sapete come i giornali dell'epoca, giornali ovviamente controllati dai fascisti, hanno dato notizia delle leggi razziali, o prima ancora che venissero promulgate, quando il governo Mussolini se ne stava occupando. Io ho letto il trafiletto di uno dei giornali, adesso non ricordo se fosse il Corriere della Sera o comunque uno dei giornali mainstream, come si dice ora, dell'epoca. La notizia è stata data così: il Duce oggi ha ricevuto i rappresentanti dell'Accademia d'Italia, che sono venuti a sottoporgli la questione del rischio di contaminamento della razza italica e hanno chiesto al Duce di prendere provvedimenti. Il Duce li ha ascoltati con attenzione e ha promesso che si muoverà nel senso che poi conosciamo tutti. Ecco, allora, qual è stato il ruolo degli intellettuali in quel momento? È stato quello di chiedere al potere, al governo, di fare ciò che il governo aveva già deciso per motivi completamente avulsi da qualsiasi considerazione scientifica e intellettuale, perché sappiamo benissimo che le leggi razziali erano dovute banalmente a motivi di geopolitica, di accordi con la Germania, niente a che vedere con la scienza, soprattutto da parte di un governo che fino a quel momento aveva snobbato gli intellettuali. Ora la situazione è simile. Chi ci governa e chi governa i nostri governanti usa gli scienziati solo perché questi avvallino ciò che loro hanno già deciso a priori. Allora, qui siamo universitari, siamo tutti universitari. Io sono all'università dall'età di 18 anni, prima come studente, poi come dottorando, ricercatore, e ho dedicato la vita all'università. È molto triste vedere come viene usata ora l'università come strumento per avallare delle leggi liberticide. Penso all'università di Padova, è stata fondata 800 anni fa col motto Universa Universis Patavina Libertas, e ora viene usata per appunto avallare le leggi sul Green Pass. Ora cerchiamo di far qualcosa, noi in minoranza, per ridare all'università il ruolo che ha avuto nel passato e il prestigio che potrebbe ancora avere. L'università, dopo la Chiesa Cattolica, è la seconda più antica istituzione dell'Occidente. Sappiamo com'è mal ridotta la Chiesa Cattolica, con il Papa, uno dei due papi veramente, non il Papa, uno dei due che fa propaganda vaccinale, anche lui, e cerchiamo di far sì che l'università non faccia la stessa fine. Non vorrei che nel prossimo futuro i liberi pensatori, i cosiddetti complottisti, provino per l'università quel disgusto che nell'Ottocento
i liberi pensatori dell'epoca, sprezzantemente chiamati senza Dio, provavano per la Chiesa. Vi ringrazio, buona serata.